Stefano Baldassarri, direttore del direttore degli studi all'Istituto di Palazzo Rucellai a Firenze, che è un istituto che raccoglie molti studenti da varie università americane. Stefano Baldassarri ha fatto il suo dottorato a Yale negli Stati Uniti, si occupa di letteratura umanistica e in particolare ha fatto molti studi su Giannozzo Manetti, Coluccio Salutati e attualmente appunto è direttore al International Institute at Palazzo Rucellai, uno splendido posto fra l'altro, dove spesso organizzano anche seminari, convegni, presentazioni di libri. Non ultimo ci siamo ritrovati con Stefano per presentare un bellissimo volume di Marco Pellegrini, Religione e Umanesimo, da Petrarca ad Alberti. Ecco, purtroppo la relatrice Nicoletta Marcelli, che doveva fare la prima relazione, non potrà essere presente. La relazione verrà letta da Stefano, che vi ha distribuito anche dei documenti, quindi sì. Nicoletta ha avuto un problema di salute e siamo vicini a lei sperando che tutto vada per il meglio, e Stefano gentilmente si è offerto di leggere questa relazione. Dal titolo, dillo tu Stefano. Gentile Becchi, 1430-1497, precettore di Casa Medici, un caso atipico nel secondo 400. Oh, grazie innanzitutto Maria Pia per la presentazione, molto gentile. Io ho distribuito ora alcune fotocopie che mi sono state fornite tramite allegato da Nicoletta Marcelli. Appunto, Nicoletta ha avuto un problema di salute, nulla di particolarmente grave, comunque non può essere qui oggi, e quindi, come farò anche nel caso degli altri studiosi e delle studiose che dovrò presentare oggi all'interno di questa prima sessione, passo subito a introdurre molto brevemente la carriera accademica di Nicoletta con alcuni dati fondamentali, ricordando che Nicoletta Marcelli si è laureata nel 1998 in studi rinascimentali, in letteratura rinascimentale, in particolare con la compianta Rossella Bessi. E ha studiato anche con ovviamente Mario Martelli, che della Bessi stessa è stato l'insegnante universitario. Nicoletta ha poi conseguito un dottorato presso la SISMEL, la Società Internazionale di Studi sul Medioevo Latino, che ha sede alla Certosa del Galluzzo a Firenze, come probabilmente molti di voi sanno. Ha poi conseguito l'abilitazione all'insegnamento e alla docenza e ha anche svolto un secondo dottorato proprio su Gentile Becchi, un dottorato che si è concluso poco più di un anno fa, un dottorato che ha portato in parte anche appunto a questa relazione che leggo io oggi in sua assenza, relativa appunto a Gentile Becchi come precettore. Attualmente Nicoletta Marcelli è borsista presso Villa Itatti, che come sapete è il prestigioso centro di Harvard a Settignano, insomma a Firenze, di studi rinascimentali, e sta svolgendo una ricerca dal titolo Letteratura e politica nel Circo degli Orti Oricellari 1502-1522. Mi fa molto piacere perché, lavorando io a Palazzo Rucellai, dove abbiamo presentato anche recentemente, insomma qualche mese fa, l'edizione critica nonché la traduzione italiana a fronte del De Bello Italico di Bernardo Rucellai, fatta da Donatella Coppini, la cosa non può che rallegrarmi. E non è comunque ovviamente l'unico tema di cui si è occupata Nicoletta Marcelli, che ha iniziato a pubblicare alla fine degli anni 90. Lei ad esempio qui menziona diversi suoi studi giustamente su Leonardo Bruni, Guarino Veronese, Alberti, Landino, Machiavelli,
Marcelli, e poi con molta modestia dice alcuni autori in volgare. In realtà Nicoletta ha pubblicato ad esempio moltissimi testi inediti o poco noti di Antonio Pucci, di Antonio Di Matteo Di Meglio, che era l'araldo del comune nel 400 a Firenze, quindi è in realtà una studiosa che si è occupata moltissimo sia di prosa sia di poesia, sia di testi latini sia volgari, e ha curato anche uno dei volumi dell'edizione nazionale di Machiavelli insieme a Mario Martelli, poco prima che Mario Martelli appunto morisse alcuni anni fa. Passo allora molto velocemente a leggere questo testo, cioè molto velocemente passo, quanto poi ci metterò a leggerlo non lo so. Io ho cercato di valutare che in media, almeno per a me, ci vogliono 4 minuti per leggere una pagina, 4 minuti in modo comprensibile, cioè senza mangiarmi le parole. Siccome Nicoletta me ne ha mandate 9, 9 e mezzo, ho pensato di saltare, eliminare alcune piccole digressioni, mantenendo ovviamente la coerenza del testo per quanto riguarda il contenuto. Ci sono poi queste fotocopie, appunto, che vi ho dato a colori, se non altro la prima, la famoso affresco di Domenico Ghirlandaio nella chiesa di Santa Maria Novella, la chiesa dei Rucellai, fra l'altro, guarda un po', a Firenze. In particolare a Nicoletta interessa un dettaglio celebre, questi 4 studiosi raffigurati in basso sulla sinistra, e qui c'è la didascalia che appunto li riconosce. Per risparmiare tempo e non fare in modo che questa prima relazione duri 50 minuti di lettura, spesso io mi riferirò appunto alla prima o seconda citazione senza però leggerla in italiano e in latino, e magari leggendo soltanto una riga o due in italiano, tanto per cogliere un pochino il senso del riferimento. Allora passo velocemente come ho promesso. Titolo: Gentile Becchi, 1430-1497, precettore di Casa Medici, un caso atipico del secondo 400. Scopo di questo intervento sarà quello di tracciare un sintetico profilo di Gentile Becchi in relazione alla sua attività di precettore nel quadro del secondo 400 e successivamente di paragonare la sua figura con quella di altri maestri a lui contemporanei con cui egli fu in contatto più o meno stretto e diretto. Più di 3 anni fa, accingendomi allo studio delle poesie latine di Gentile Becchi e man mano che andavo raccogliendo materiale bibliografico, venivo scoprendo che un numero non piccolo dei Carmina, delle poesie, era già stato pubblicato, criticamente o meno, a margine di edizioni di altri poeti umanisti, in nota a saggi di carattere storico-politico o storico-artistico. A Becchi e alla sua opera sono state dedicate note a piedi pagina, fugaci citazioni e molto raramente alcune pagine che faticano però a raggiungere la misura di un paragrafo. Addentrandomi nel lavoro di ricerca, ho maturato la convinzione che il ruolo di comprimario o addirittura di comparsa, cui Becchi suo malgrado è stato relegato, sia certamente immeritato e non renda giustizia al valore dell'uomo politico, del diplomatico, del poeta, del precettore e soprattutto del vescovo. Personalità poliedrica e proteiforme, tal quale il suo stile epistolare, ironico fino al sarcasmo e leale fino al sacrificio, Gentile Becchi ebbe certamente un ruolo di primo piano nella cerchia medicea, come si evince, a tacer d'altro, dal ritratto eseguito dal Ghirlandaio nella cappella Tornabuoni di Santa Maria Novella. Appunto la prima foto, quella a colori, poi c'è il dettaglio in bianco e nero. Si tratta dell'affresco raffigurante l'annuncio dell'angelo a Zaccaria, che lo affianca a Cristoforo Landino, Marsilio Ficino e Angelo Poliziano, ovvero il fior fiore della cultura e dell'erudizione fiorentina contemporanea. Siamo all'incirca nel 1485. Non solo, tutti questi personaggi condivisero, almeno per una significativa parte della loro vita, la carriera accademica e alcuni di loro anche il ruolo di precettori. Gentile Becchi nacque ad Urbino, probabilmente tra il 1429 e il 1430. Nonostante una ricognizione che ho svolto presso l'archivio di Stato di Urbino, non sono riuscito a finora a precisare ulteriormente questo dato, come pure sono gravemente lacunose le nostre informazioni relative alla sua formazione giovanile negli anni urbinati. Sappiamo però che dal 1454 Becchi era già a Firenze al servizio dei Medici come precettore dei piccoli Lorenzo e Giuliano de' Medici. È del giugno una sua lettera al padre Piero, cioè Piero il Gottoso,
in cui fa riferimento indirettamente al proprio ruolo e lo informa del comportamento di Lorenzo in sua assenza. E qui appunto Nicoletta Marcelli fa riferimento alla prima citazione a pagina 2, che io ora non vi sto a leggere, però appunto è semplicemente una nota di servizio su come stanno andando le cose praticamente. Contesto latino e traduzione. Sempre nei primi anni 50 del 400, Gentile, Becchi appunto, divenne sacerdote, come si evince da un distico latino contenuto in una raccolta autografa di versi, intitolato In Adeundo Sacerdozio, un carme di occasione. La carriera ecclesiastica di Becchi proseguì piuttosto speditamente grazie all'appoggio mediceo che gli fece guadagnare prima il canonicato del Duomo, a Firenze ovviamente, 1462, poi il vicariato generale e infine, nel 1473, il vescovado Aretino, appunto ad Arezzo, diocesi strategica in quanto posta ai confini del dominio fiorentino e a capo della quale Lorenzo voleva un uomo di sua totale fiducia. Dal 1458 al 72, ovvero prima di essere nominato vescovo, oltre all'attività di precettore, Becchi svolgeva anche quella di, fra virgolette, delegato alla scrittura, per conto di alcuni membri della famiglia Medici, per lo più donne, Contessina De Bardi e Lucrezia Tornabuoni, ma anche per i suoi pupilli Lorenzo e Giuliano. Insomma, una sorta di moderno segretario, un compito che testimonia dell'intimità di Becchi con la famiglia, che andava ben oltre le mansioni pedagogiche nei confronti dei fanciulli. Quanto alla sua attività didattica, che è quella appunto che più interessa il convegno odierno, sia come precettore privato che come insegnante allo studio fiorentino, le notizie su Becchi sono a dir poco esigue. Qui tra salto un riferimento bibliografico o due. Come maestro di Lorenzo e Giuliano, la situazione non è migliore. I dati in nostro possesso, infatti, non ci permettono di tracciare un quadro, fosse anche approssimativo, della sua attività didattica e del lavoro svolto con i Rampolli di Casa Medici. Quando parlo di scarsità di informazioni relative alla sua attività didattica, intendo dire che le uniche fonti dirette sono contenute in una lettera e in due carmina di Gentile, mentre le testimonianze indirette si limitano a epistole o opere di amici contemporanei, in cui Becchi è ricordato nel suo ruolo di precettore. Vediamo nel dettaglio di che si tratta. È del 1461 l'unica notizia relativa ai testi che Becchi fa leggere a Lorenzo, cioè il piccolo Lorenzo, il Magnifico, poi noto come Magnifico, verosimilmente come esercizio di traduzione dal latino, ma probabilmente anche come strumento per apprendere la sintassi, la mitologia e soprattutto la storia antica. Questo lo leggo molto brevemente, è la seconda citazione che avete qui, numero 2 appunto. Lorenzo sta bene e la vostra assenza gli è presenza. E in sin qui abbiamo molto bene innanzi l'Ovidio, cioè abbiamo letto un bel pezzo delle Metamorfosi, e il Giustino, cioè lo storico, visto nei quattro libri. Tra storie e favole, non dimandate come se diletta dei presenti studi. Nel resto dei costumi simile si porta ubbidientemente. E per non essere voi presente, la paura di non prevaricare ci fa più diligenti. Raccomandomi a voi, ex Florenzia, die quinta settembre 1461. Fine della citazione. Nel 1466 Gentile accompagnò il giovane Lorenzo durante il suo primo viaggio all'estero, precisamente a Napoli, allo scopo di svolgere una missione diplomatica per conto del padre Piero. Becchi, come ogni buon precettore, stendeva resoconti giornalieri che inviava a Piero de' Medici per tenerlo al corrente fin nei minimi dettagli di come procedeva il viaggio, delle condizioni del tempo e degli alloggi nelle varie tappe, delle persone incontrate e così via. Dopo qualche giorno Gentile stila un altro lungo e particolareggiato rapporto che invia a Piero, cioè sempre Piero il Gottoso ovviamente, tutto incentrato sulle attività svolte da Lorenzo e sulla sua calorosa accoglienza, a lui riservata la corte aragonese. La lettera si conclude con queste parole, la terza citazione è brevissima, una riga e mezzo. Ovvi scritto confuso per scrivere minuto, insomma per fare alla svelta. Perdonate la brevità del tempo, che la mattina vorrei dire ufficio e il giorno non lasciare Lorenzo. Die 14 di aprile 1466. Già da questi brevi stralci è possibile intuire l'affetto che Becchi nutre nei confronti del suo allievo, verso cui si sente responsabile non solo per la crescita intellettuale, ma anche, direi soprattutto,
per la formazione umana e morale. Ciò si fa più evidente nelle lettere scritte a Lorenzo prima della morte del padre Piero, che muore nel 1469. In esse si possono leggere sovente consigli sul comportamento da adottare e raccomandazioni a non perdere di vista la retta via e la virtù. In altre parole, un atteggiamento che pare molto più consono all'ufficio di un padre che non a quello di un semplice precettore. Per chi ne avesse voglia, ad esempio, Nicoletta Marcelli suggerisce di leggere la citazione numero 4, dove dà suggerimenti anche in Re Venerea. Io questo lo salto. Proseguo subito dopo la citazione. Gentile soffre la lontananza da Lorenzo e dal resto della famiglia Medici. Si era dovuto recare a Roma per accompagnare Lucrezia Tornabuoni, la madre di Lorenzo il Magnifico, impegnata nelle trattative matrimoniali con la famiglia Orsini per sancire l'accordo che avrebbe portato alle nozze del figlio Lorenzo con Clarice. Appunto Clarice Orsini. Sulla via del ritorno era caduta ammalata e il rientro era stato ritardato con una imprevista sosta a Foligno. Il richiamo al dovere e alla pietas filiale unito alla nostalgia per Firenze, nella lettera appunto che lei cita in queste fotocopie, mostrano un Becchi profondamente legato alla famiglia Medici, ben al di là di quello che i rapporti tra un precettore e i suoi allievi o i suoi patroni richiedesse. La lettera da Foligno dell'aprile 1468, dopo circa un anno e mezzo, il 2 dicembre del 69, Piero de' Medici moriva e Lorenzo si trovava giovanissimo, aveva da poco compiuto 20 anni, scaraventato nell'agone politico e chiamato ad assumersi gravi responsabilità. Il tempo dell'apprendistato era dunque finito e con esso anche il compito di Becchi. A testimonianza di questo delicato frangente ci resta un Carme di Gentile dedicato a Lorenzo e inserito nel Libellus, opuscolo poetico che raccoglie 70 poesie latine, una delle quali dedicate anche all'altro discepolo Giuliano, in cui Becchi accenna esplicitamente al proprio ruolo di precettore. Tuttavia le poesie non forniscono alcun dettaglio interessante per la nostra indagine, ma offrono, semmai, un'ulteriore prova del profondo affetto che legava Gentile ai suoi pupilli, appunto Lorenzo e il fratello di Lorenzo, più giovane Giuliano, che morirà nella congiura dei pazzi. Per brevità mi limito ad analizzare solo il componimento dedicato a Lorenzo, è indicato come numero 5, è questo Carme che vedete, appunto, numero 5 in cima a pagina 3, e Nicoletta Marcelli mi dice di leggere solo questo che ho qui davanti a me, cioè la chiusa, praticamente la traduzione degli ultimi due versi di questo Carme. Carmi che, fra l'altro, lo dico così en passant, sono tutt'altro che facili da tradurre, perché Gentile Becchi ha uno stile molto conciso e anche assai allusivo, e allusivo a cose che a quell'epoca potevano essere colte, oggi non è assolutamente così. E non solo questo, ma poi anche ovviamente c'è tutto il tentativo di mettersi a paragone, a confronto con altri letterati dell'epoca, a loro volta difficili da tradurre, come ad esempio Poliziano per quanto riguarda le poesie, oppure Landino. Ad ogni modo, ecco come chiude il suo Carme, appunto Gentile Becchi, questa è la traduzione di Nicoletta Marcelli. E tu, Lorenzo, se la mia fatica si è meritata qualcosa, se devi essere riconoscente di qualcosa a tuo padre o a te stesso, devi credere che io sarò separato da te e che tu te ne andrai da solo nello stesso modo in cui devi credere che mai sarai senza te stesso. Parafrasando il passo sottolineato, Gentile si considera ormai un alter ego di Lorenzo, poiché di fatto gli è impossibile separarsi da lui, in quanto sarebbe come se Lorenzo si separasse da se stesso. Quindi, chiosando, c'è una sorta di, appunto, lessico amoroso in questo quasi petrarchesco. Il distico finale, quello tradotto appunto da Nicoletta, è un congedo solo fisico del Becchi dal suo allievo. Lorenzo infatti non sarà mai solo, dal momento che col suo affetto e con il suo consiglio l'ex precettore non cesserà mai di appoggiarlo e di sostenerlo. Lungi dall'essere un mero espediente retorico poetico, l'attaccamento e l'affetto del Becchi per Lorenzo fu sempre sincero, come emerge dalla lettura dell'epistolario. Le moltissime lettere scritte dal Becchi a Lorenzo durante il soggiorno romano fra il 69 e il 71 sono piene di consigli che spaziano entro gli ambiti più vari, dalle strategie politiche da adottare fino a suggerimenti relativi alla condotta da tenere in situazioni di vita quotidiana, incluso De Re Venerea. Salto un altro passo molto brevemente. Becchi fu investito dal Magnifico, cioè da Lorenzo, suo ex allievo,
proprio dal 1469 e pur con intervalli fino al 71, di delicate e importanti missioni diplomatiche a Roma e di lì a qualche anno avrebbe ottenuto il vescovato aretino, ma insieme con esso avrebbe conosciuto un periodo di allontanamento dal centro nevralgico del potere, cioè Firenze, e un conseguente isolamento, dovuto probabilmente non solo alla lontananza fisica da Firenze, ma anche ad una precisa volontà del suo patrone ed ex discepolo, Lorenzo il Magnifico, che non lo metteva più a parte delle decisioni importanti e che sembrava non aver più bisogno, come in passato, del consiglio del vecchio precettore. E nel volgere di qualche anno Becchi ebbe a sperimentare una delusione ancora più amara, mi riferisco alla ben nota vicenda del mancato cardinalato. Per procedere un pochino più speditamente, riassumo questa pagina e Nicoletta Marcelli fa notare che appunto un cardinale effettivamente poi ci fu negli anni successivi, il tredicenne Giovanni de' Medici, futuro appunto Papa Leone X, ma comprensibilmente Becchi, pur essendo dotato dell'umiltà che mamma di tutte le virtù, un pochino male ci rimase effettivamente, se ne fece comunque una ragione, ed è per questo che il famoso studioso di casa Medici, cioè il Picotti, Giovan Battista Picotti, così tratteggia i rapporti fra Gentile Becchi e quello che divenne il suo secondo allievo di casa Medici, appunto Giovanni de' Medici, futuro Leone X. Così Picotti tratteggia i rapporti tra i due. Cita Nicoletta Marcelli dal famoso studio di Picotti: dagli scarsi documenti che ci rimangono è impossibile determinare con precisione quale fosse l'incarico dell'aretino, cioè cosa davvero dovesse insegnargli, quando, perché. Parebbe che gli avesse la commissione generica di indirizzare il giovinetto nella sua via non facile del cerimoniale ecclesiastico. Qualunque fosse però in apparenza il compito suo, in realtà Lorenzo, il padre di Giovanni, voleva che gli fosse guida e consigliere al figliuolo, come era stato a lui in altra età, ma Gentile trovò l'incarico suo più difficile che non avesse pensato. Nonostante le poche informazioni in nostro possesso, prosegue appunto Nicoletta Marcelli, si può affermare che i rapporti tra i due, Becchi e Giovanni de' Medici, furono caratterizzati da un'estrema freddezza, determinata fra le altre cose anche dalla profonda diversità di indole. Passo allora a leggere l'ultima parte di questo intervento, dove si paragona Becchi ad altre figure di studiosi e anche precettori fiorentini dell'epoca. Fra i letterati del suo tempo mi limiterò a ricordare i tre grandi umanisti ritratti dal ghirlandaio insieme a Becchi, in riferimento alla prima immagine delle fotocopie, Ficino, Landino e Poliziano, i quali ebbero per lui parole lusinghiere di stima e talora di affetto sincero. Marsilio Ficino, ad esempio, nell'unica lettera destinata a Becchi di cui siamo in possesso, si congratula del fatto che Gentile sia stato scelto come precettore per Piero, qui ritorniamo ovviamente agli anni precedenti, figlio del Magnifico, poiché sarà per lui una sicura guida come lo fu per il padre. Qui si parla di Piero, che poi divenne Piero lo Sfortunato, ovviamente quello che verrà cacciato nel 1494 da Firenze. Quanto a Cristoforo Landino, coetaneo di Gentile, abbiamo un'interessante pagina del trattato De Vera Nobilitate, in cui il vescovo aretino è menzionato tra i partecipanti alle conversazioni su invito di Lorenzo de' Medici, insieme con Antonio degli Agli, Poliziano Ficino, Giovanni Argiropolo, Leon Battista Alberti e altri eminenti umanisti. Essere annoverati in un tale consesso, ovviamente, era un privilegio e un onore non comune. Per scopi più specificamente didattici e normativo pragmatici, Landino compose un opuscolo intitolato Formulario di Epistole Volgari, databile del 1485 e dedicato ad Ercole d'Este. Si tratta di un tentativo di rifondazione umanistica nell'ambito della retorica volgare, in particolare dell'epistolografia pubblica ufficiale, ma anche privata. Il testo fu un bestseller che tra il 1485, data dell'edizio Princeps o Princeps bolognese, e il 1495, 10 anni dopo, conobbe ben 13 edizioni, quindi più di una all'anno, 1.3. E parlando di esercitazioni epistolografiche, non si può fare a meno di ricordare l'attività di Angelo Poliziano che, stando alle informazioni di Ficino nella lettera citata prima,
lettera che in realtà io ho saltato perché altrimenti si faceva tardi, avrebbe sostituito Becchi nell'incarico di precettore del piccolo Piero De Medici, appunto il futuro Piero lo Sfortunato. Dell'Ambrogini, cioè Poliziano, infatti, abbiamo uno straordinario documento dal punto di vista sia pedagogico sia didattico. Questo forse in parte risponde al tuo quesito, non sono manuali effettivamente di pedagogia, comunque sono esercizi stilistici ma anche di contenuto, che sono rivolti ovviamente a bambini e ragazzini, ovvero i cosiddetti latini, raccolta di epistole volgari con relativa traduzione latina, databili, appunto questo testo di Poliziano, al 1481 e composti appositamente per Piero, come si evince dall'epistola prefatoria. Trattasi di una testimonianza preziosa sul magistero di Poliziano in Casa Medici, non solo per quanto concerne l'aspetto didattico metodologico, ma anche per le preoccupazioni nutrite dal maestro nei confronti della formazione umana e morale del suo pupillo. Vengo quindi all'ultima pagina. Ad un identico fine, cioè la formazione umana e morale del pupillo, ad un identico fine era destinata la raccolta di epistole di Ugolino Verino, concepite e strutturate esattamente come i latini di Poliziano, e in anni più tardi, probabilmente nel primo quindicennio del Cinquecento, questa tradizione pedagogico-didattica fu rinverdita da Niccolò Angeli da Bucine, Bucine è un paesino vicino ad Arezzo, professore di lettere greche e latine presso lo studio Pisano, nello scorcio del XV secolo trasferito a Prato, autore di un'opera dal titolo De Complexu Partium Orationis, fino ad oggi sconosciuta a quanto mi risulta, e che ho rinvenuto in un manoscritto riccardiano, cioè a Firenze, Biblioteca Riccardiana. Si tratta di un centinaio circa di epistole volgari con relativa traduzione in latino. Ho riprodotto come specimen, come esempio, una coppia di epistole nel handout, cioè nelle fotocopie, al punto 6. Non leggere, mi dice, mi ordina Nicoletta, non lo farò, anche perché andrei avanti per un'altra mezz'ora, perché è tutta questa parte qua in fondo. E quindi si tratta di una quarantina di righe, non leggere, in cui ho evidenziato, li vedete in neretto e sottolineati, i passi con espliciti riferimenti a fatti reali e contingenti. Inutile dire che l'opera meriterebbe uno studio approfondito, anche per meglio comprendere la figura di Niccolò Angeli, sul quale io infatti ammetto non so nulla, mai sentito nominare prima, sul versante della sua attività didattica, Niccolò Angeli da Bucine. Per concludere, il confronto fra Gentile Becchi e alcuni dei suoi più eminenti e alcuni dei più eminenti precettori con cui egli fu in contatto ha messo in evidenza che, pur impegnato e profondamente coinvolto anche dal punto di vista umano nell'educazione dei suoi pupilli, non nutrì alcun interesse per la composizione di opere dedicate a questa specifica attività, appunto lo scenario che indicavi tu, Maria Pia, pochi minuti fa. In assenza di documentazione non si può ovviamente escludere a priori che Becchi avesse composto opere a scopo didattico che siano poi andate perdute, ma il paragone con i contemporanei è piuttosto eloquente. Non solo non si hanno testi di tipo pedagogico-didattico, per cui furono celebri alcuni tra i più importanti umanisti del Quattrocento, quali Vergerio, Vittorino, cioè da Feltre, e Guarino, solo per fare qualche esempio, ma di Gentile Becchi non abbiamo neppure documenti che attestino nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività didattica, e solo un fugace accenno relativamente agli autori oggetto di studio. In altre parole, un Poliziano e un Landino, pur non votandosi interamente all'insegnamento, hanno lasciato tracce più o meno evidenti di questa loro professione. Non così per Becchi. Il suo ruolo di pedagogo fu, possiamo dire, praticato esclusivamente sul campo, senza che ciò conducesse ad una sistematizzazione, né tantomeno una teorizzazione in forma di trattato pedagogico-morale. Inoltre, e infine, perché è l'ultimo paragrafo, dopo la nomina a vescovo di Arezzo, egli prese molto a cuore i suoi impegni ecclesiastici e si può dire che ad essi dedicò la maggior parte delle sue forze, evidenziando così il tratto tipico della sua personalità, ovvero un profondo senso del dovere e della fedeltà alla parola data. Senso del dovere e fedeltà sono le caratteristiche che emergono anche dalla lettura del suo ricchissimo epistolario, e forse proprio in questo consiste la grandezza della figura di Becchi, quella di essere stato un esempio, una guida per i suoi allievi, più con la condotta di vita che non con la pagina scritta. Grazie.
E una piccola nota a margine, e questo fatto che a partire, vabbè, non c'è ancora una corte a Firenze con Lorenzo De Medici, anzi si è considerato un criptoprincipe, però anche dopo, in seguito, da Cosimo I fino alla fine della dinastia Medicea, per quello che ho visto io, l'educazione alla corte dei Medici non conosce nessuna trattatistica doc pedagogica. Questa paideia di corte si giostra tutta sul rapporto epistolare, e moltissime lettere abbiamo, bellissime, quelle di Cristina di Lorena alla figlia Caterina Medici Gonzaga, oltre 300 lettere di cui stiamo facendo l'edizione, e dunque è un gioco di squadra familiare, cioè questa corte medicea ha un'apparenza, diciamo così, molto domestica, tutti i vari fratelli sono in contatto fra loro, contatto epistolare, e partecipano alle feste, agli eventi della vita familiare, dei parti, delle nascite, delle morti, si comunicano tutti questi eventi, e i vari ai precettori, maestri di ballo, di equitazione che si susseguono alla corte con stipendi alcuni anche molto elevati, soprattutto il maestro di equitazione, non hanno lasciato però tracce di testi ad hoc, salvo nel periodo di Cosimo III abbiamo qualche testo di padri barnabiti, di un barnabita precettore, che dedica a Cosimo un testo latino. E però appunto questa è una cosa, non so, credo un po' specifica dell'ambiente fiorentino, forse appunto in altre corti, quella di Gonzaga, probabilmente anche quella piemontese, dei Savoia, c'è più una tradizione anche di trattatistica pedagogica. E ora io mi levo da qui, vado tra il pubblico, lascio di nuovo la parola a Stefano, alla prossima.